aspetta, il fotografo, Marisa. Fa presto, Marisa, voltati di qua quando ci dai, quando ci dai la mano. Un attimo, no, una sola. Marisa, sì, sì, dietro, Marisa. Dacci la mano, no, ci devi dare solo una mano. Dopo, c'è tempo tu dopo. Ma l'avete fatto, su, adesso un po' distante, su. Due ce ne abbiamo, ok. Ragazzi, dateci una mano. Forse. Ok, se possiamo stare un attimo. Grazie. Signori, per cortesia, più indietro. Possiamo fermarci un quarto d'ora di là nella saletta, ci fermiamo adesso un quarto d'ora a prendere qualcosa da bere e dopo andiamo al convegno. Principe, allora prima abbiamo una persona, grazie. Sonia, dai, signora, per favore, ti metti agli eliminatori, per favore, signora, no, per favore, grazie. Sei arrivato giusto per dare l'intervista. Allora, se vuoi fare l'intervista qua, sì, vai. Sì, fai. Mi fai nella direzione opposta. Ma principe, il motivo di questa visita qui a Loreto e le finalità di questa associazione? Perché abbiamo, c'è la messa della Santissima Annunziata e poi credo anche una messa della Madonna di Loreto, dei piloti, come noi siamo piloti, anch'io, ci tenevo a venire. Poi c'è il convegno anche delle guardie del Pantheon, per questo siamo venuti adesso qui. Quali sono le finalità della sua associazione? Della? L'associazione che la ospita. Sono l'associazione delle guardie del Pantheon, non lo so. Sì, sì, no, ma l'ordine siamo all'inizio Lazzaro, è un ordine molto antico, eccetera, e facciamo moltissima beneficenza, in cui abbiamo dei delegati su per giù in tutto il mondo. Stiamo andando molto bene e ne sono molto contento. Dell'ordine mauriziano, ossia l'ordine di San Maurizio e Lazzaro. Come ha trovato le Marche questa zona? Magnifico, bellissimo, come sempre, poi abbiamo il bel tempo, fantastico, grazie.